Buon pomeriggio, salve a tutti e benvenuti alla live. Quest'oggi andremo ad affrontare un viaggio molto molto lungo. Prima di partire però sistemiamo un po' il mezzo. Percorreremo veramente tanta 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 strada. Allora, vediamo un po'. Questo lo lasciamo così. Allora, 120 galloni, 6x4, questo può essere buono. Qui mettiamo il nostro portafortuna. Vediamo un po' al momento. Roadmaster. Allora, vediamo un po'. Potrebbe andare bene questo 10 rapporti con il retarder. Vediamo qualche altra cosina e poi partiamo. Un po' di pazienza e ripartiamo. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, buonasera. Salve a tutti, benvenuti. Uno RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Hola, hola. Buon pomeriggio, buongiorno, salve, grazie. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti.
Hello, bonjour, merci, grazie per il ride. A breve partiamo. Quella Fernbus, grazie mille, benvenuto alla live, grazie. Oh via, ci facciamo queste 4.000 miglia. Ah, prima però devo vedere. Si ho messo ok, questo c'è 6x4, perfetto. 400 cavalli si può fare. Questo direi di no. Vabbè. Ah, il navigatore ovviamente non può mancare. Questo è il parasole. Non è male. Quasi quasi mettere questo. Ok, perfetto. Fernbus, grazie mille comunque. Alla grandissima. Ripara. Abbiamo già riparato, ok. Piccolo sorsettino d'acqua. Scusate, un po' di ASMR e poi si parte. Ecco qua. Al momento qui non posso acquistare. Garage. Vedrò di acquistarne uno più avanti, strada facendo. E visto che ci troviamo, rabocco anche il mezzo. Oggi trasporteremo fuochi d'artificio da Augin fino alla Mogordo. Sarà una trasferta molto, molto, ma molto lunga.
continuiamo verso una meta. Ok, Fernbus, perfetto. A disposizione. Perfetto. No problem. Ok, tanto io penso che domani mattina sicuramente una cavatina la faccio qui su Twitch. Buono. È sempre buono quando ne fai più di zero. Poi 19 è un ottimo risultato. Vuol dire che cominciano ad apprezzare il tuo modo di fare stream. Sempre alle 19, giusto? Io come a mio solito appena termino la live faccio un bel ride e passo a salutarti e mi vengo a divertire un poco nella tua live. Cosa porti di bello? Ah, grande, ti diverti così. Sì, se ti chiedono qualcosa di particolare è anche giusto ascoltare i consigli degli amici che seguono il canale. Vedrai che farai più di 19 visualizzazioni stasera. Sicuramente, perché poi man mano che le persone ti iniziano a seguire apprezzano pure il tuo modo di fare stream. Anche se magari in qualche occasione dovesse capitare che ne fai di meno, voglio dire, non demoralizzarti, perché ci sono delle serate in cui magari le persone sono un po' più impegnate, gli amici che follower, e quindi magari fanno altre. Però bisogna fare quello che si sente di fare, e soprattutto come fai tu, non costruirti un personaggio ma essere te stesso, perché poi le persone poi apprezzano prima la persona, ed è bene poi far trasparire attraverso lo stream quello che è la tua personalità. Io qui intanto trasporto fuochi d'artificio
quanto è che dovrei guadagnare? A proposito, quante miglia? 1600 miglia, 1600, 85.000 dollari, ottimo, mi ripago il debito. Fergus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Thank you, Dottu. Thank you, thank you. miglia. Sono parecchi chilometri. Vediamo dove dobbiamo arrivare. Ah, però devo attraversare uno. Ah, in Messico. Ecco. Uno stato intero, lo stato della California lo devo tagliare per intero, devo attraversarlo. Poi entro nel questa che non mi ricordo quest'altro stato. Quindi due stati. Ah, solo che qua non mi sono messo bene, mannaggia. Ai ai ai. Ah, perfetto. Sto andando contro mano. E in questo momento per i carichi qui su American Truck sto utilizzando Virtual Speditor, che permette di personalizzare i carichi dalla città di partenza, città di destinazione, aziende e tipo di carico. È un ottimo programma. Così dovrei riuscire a sbloccare molto più rapidamente la carriera, perché risulterebbe un po' più lunga la prassi, diciamo, seguendo l'evoluzione del gioco. E siccome ho dovuto rifare il profilo Xenov, quindi mi occorre farlo in maniera corretta e giusta. No, Telegram no, purtroppo. Stavo valutando di scaricare l'applicazione, però avendo già Discord diventa un po' problematico gestire le due piattaforme, per cui al momento mi limito su Discord. Se vuoi, basta che vai nelle informazioni del canale, c'è l'icona del Discord, clicchi là sopra e vieni, hai l'invito per entrare nel server di Dub Logistica. Così magari se hai bisogno puoi anche scrivere lì e a disposition. Ma figurati, quando ci si può dare una mano, a disposition. Tu hai mai giocato ad American Truck, Fergus? E allora queste sono le due cose che devi alternare. Devi provare a vedere una terza attività, un terzo gioco, se gli piace anche quello lì.
in modo tale da poter girare i vari giochi durante la settimana, in modo tale magari da non farle sempre lo stesso giorno, o a provare a vedere un pochettino tu se va bene farlo in una settimana tutto quanto uguale oppure no. Ah sì, Sea of Thieves, avevo intravisto vagamente la diretta, perché poi il mio canale ti ospita automaticamente, e durante la fase di preparazione avevo visto che nella schermata dove c'era la tua diretta ho visto il gioco dei pirati o qualcosa del genere. E anche l'amico Gire, anche lui sta giocando a questo gioco qua. Di grafica ricorda molto Fortnite, giochi del genere. È simpatico. E a quanto pare è anche impegnativo. Aspita, io ieri sera l'ho fatto tardi, anzi no, ieri sera, scusa, l'altro ieri quando hanno presentato il nuovo DAF su Eurotrack, ho fatto un video test. Perfetto, tutto a posto. E dicevo che ho fatto un video test del mezzo ed è durato quasi 3 ore, 2 ore e mezza pure le ho fatte. Quindi è bella dura quando ti fai 2 ore e mezza e mentre stai lì a giocare ti devi ogni tanto controllare la live, insomma con un occhio guardi il gioco e con un altro occhio guardi il pannello di controllo per verificare che sia tutto, diciamo, a posto. 3 live. Quindi hai già streamato anche stamattina. Sai, dovresti secondo me creare un programma, anche se non metti i giochi, però magari metti gli orari, tipo dalle 9 alle 11, poi metti, che ne so, dalle 11 alle 13, anche se magari sfori, e poi magari, capito? Perché almeno così chi entra nel tuo canale guardando la tua programmazione, insomma, può riuscire a ritagliarsi meglio gli spazi di tempo, e quindi dire che so così, vado a vedere la diretta di Fermus, vediamo un po' cosa porta stasera. Diciamo che sono piccolezze che però possono fare la differenza. Io stilo un programma, però non sempre riesco a seguirlo, magari lo posticipo di un'ora o qualche volta l'ho anticipato di qualche ora, però dare un'impronta generale, un programma generale, poi sì, fai di più, se fai di meno. Diciamo che secondo me se ti crei uno specchio di programma, allora uno riesce meglio a seguirti. Anche perché i grandi streamer, loro, diciamo, non hanno problemi, perché in qualsiasi momento parte la live, loro le visualizzazioni le fanno comunque. Diciamo che noi, essendo un pochettino meno conosciuti, l'ideale è creare una sorta di cronoprogramma. Fergus, guarda, al momento sinceramente no, anche perché
Le mie visualizzazioni sono basse, poi diciamo che tutto sommato le persone che passano nel canale qui si comportano bene, o a prescindere da quello che c'è scritto prima di entrare in chat, che poi alla fine vedi noi ci salutiamo, facciamo la battuta, sai. Però tengo conto, insomma, se dovesse aver bisogno di un moderatore, magari più là, chissà, che faccio più di 2 o 3 visualizzazioni in diretta, insomma, la terrò presente la tua proposta. Fino ad ora, fortunatamente, diciamo così, c'è veramente un gran rispetto reciproco. E questa è una cosa bella. Vuol dire che il lato umano traspare, non è tanto lo streamer che sta là e si atteggia a superstar. Ma manco se facessi 1 milione di visualizzazioni, non me la tirerei assolutamente. Eh sì, ma io dico in diretta perché pure io più o meno poi in fase di registrazione, cioè dopo magari, vabbè, io 80 non ne faccio, però qualche picco da 70-75 l'ho avuto pure io, ma in passato. Siamo piccoli streamer, siamo come a Napoli gli idioti che utilizzano i calzolai, li chiamano le semenzelle. Sono degli iotini molto piccoli, tipo punesse, per farti capire. Però sono senza la parte larga. E quindi noi siamo ancora, io almeno sono la punta di questa famosa semenzella, ovvero diciamo la punessa. E quindi mi accontento anche del fatto che mi passate a salutare, cosa. Se faccio più di una visualizzazione, 1 o 3 spettatori in live, sono contento. Se non va bene, pazienza. Lo noto anche io. Vengo sempre ad affacciarmi. A volte anche informale. Ti venga a seguire. Ah, è un piacere, anche perché poi si crea un buon rapporto. Seppure amicizia virtuale, però è importante avere i buoni rapporti con tutti, soprattutto di questi periodi, insomma, non bisogna farsi le scarpe. Comunque non è male la configurazione del telaio Sever 4 qua. Va che è una favola sto camion. Non è potentissimo, 400 cavalli, però con il cambio giusto e alcuni accorgimenti vanno bene. È vero. Vediamo che dice la stazione di Pesa. Ah, anche questa, ok, fermiamoci. Ho scoperto che a questa stazione di Pesa, nella vita reale, ci sono agenti della Polizia Stradale Americana che fanno il controllo al mezzo, fanno l'ispezione. L'ho visto su YouTube qualche giorno fa. Perfetto. Gli alzano, ci sono come i varchi nelle officine meccaniche, dove l'agente di polizia stradale va sotto e fa i controlli al mezzo, lo stato del mezzo sotto. E
È un buon segno, sai, Fergus, vuol dire che apprezzano la persona ed è la prima cosa. Apprezzare la persona e non il personaggio o lo streamer, quella è la cosa più importante, la stima per la persona. Poi il fatto che magari una persona si appassiona al modo di gestire e di creare i contenuti, quella è una cosa che è qualcosa in più, che però comunque ti permette di capire ciò che il pubblico si aspetta e quindi di conseguenza si migliora. Ma non c'è neanche bisogno di dirlo che sei una persona in gamba, che sei una brava persona, ma si sente. E poi guarda, ti dirò di più, è molto importante il rapporto con il follower. Adesso noi siamo diventati anche amici, per cui il fatto di salutarli è una cosa molto importante. Perché se si crea il distacco, non è, almeno dal mio punto di vista, è come avere una macchina, un'automobile con una bella linea, la struttura e poi il motore non è un granché. I follower sono il motore. Ah, ricambia i saluti. Poi appena posso, quando è più tardi che stacco con la live, sperando di trovarlo da te, lo vengo a salutare pure io. È un simpaticone. Si è appassionato pure lui, mi sa farmi. Farming è un qualcosa di particolare, può sembrare banale, ma banale non è. Ah, e anche lui si sta appassionando. Farming è bello, può sembrare banale, però se ti ci metti con l'impegno richiede tante e tante ore per mandarlo bene avanti. Ottimo, vuol dire che ciò che stai facendo lo stai facendo bene e con l'umiltà, che è un qualcosa di molto importante, e sono i risultati buoni, stai seminando alla grande. Sta crescendo. Io pure, io da che è un paio di mesi, da marzo, pure io, anche il mio canale fortunatamente cresce. Insomma, vuol dire che magari le persone apprezzano, mi auguro che apprezzino prima la persona e poi dopo i contenuti, insomma, perché come dire, è meglio avere una buona reputazione prima e poi dopo, diciamo così, essere molto seguiti, ecco, diciamo così.
Devi esserlo, sì, ma certo che mi sa, devi esserne orgoglioso. E anche perché i risultati piano piano li stai raggiungendo. Bisogna avere solo pazienza, una gran pazienza. Poi vedrai che i risultati piano piano arriveranno. Ero indeciso se streamare in orario giusto oppure più tardi, però poi ho detto vabbè, vado adesso in diretta e vediamo un po' come va. Però posso dirti una cosa, se vuoi rendere bene e fare le cose molto bene, c'è bisogno di staccare, hai bisogno di riposare anche la mente e la favela scusa, è la favela prima di tutto, per cui pure io personalmente ti consiglio di riposare, nel senso di farti una bella pausa, focalizzare sul da farsi e poi dopo mettersi lì. Dovresti però prenderti anche una giornata, come dire, di relax per organizzarti. Io per esempio solitamente il lunedì stacco, perché poi durante la giornata mi organizzo i contenuti da creare e quindi il lunedì inizio a simulare un po', faccio una bozza, ecco, nei vari giochi. E quindi se ho da prepararmi Farming, mi vado a preparare Farming piuttosto che Ranch Simulator, o come in questo caso American Truck. C'è sempre un po' di preparazione dietro, almeno io sono fatto così, non improvviso. C'è qualcosa che improvvisa, diciamo, però non è nel 100%, c'è l'1, 2, il 10%. Però è importante essere schematici ma flessibili. Ah, le pecore, quelle producono la lana, hai fatto un'ottima scelta. Anche io mi sa che devo su Farming nella DLC Alpine devo mettere un pollaio e l'allevamento di pecore, perché producono la lana, e poi più là magari vedrò se allevare anche i cavalli, altrimenti. Hello Shark, welcome to the stream. Thank you for the follow. Sì, Fernbus, l'ho provato quel camion eppure io mi sono trovato bene. Se ci fai caso. Shark-GS ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Thank you for the follow, Shark. E ti dicevo, Fernbus. Mi sono scordato, aspetta, diamo un poco. Ah sì, il camion, quello lì, se presti attenzione nell'interno della cabina, se guardi la leva del cambio, quando si muove cambia le marce. Io almeno l'ho notato sulla versione per PC, non so se anche su console è fatta così, però ho notato la leva del cambio che si muove, qualcosa di incredibile. Shark, this is one moment and I'll tell you the name. This is a Freightliner.
I don't know it, if this is the right pronunciation. This is such good truck. 400 horsepower is quite good. It works well. It's a so strong truck. If you play 2ATS, you can buy this one. This is one of the most good truck for me. You're welcome, Shark. Do you play 2ATS too? You too, will you play? You have to find it on the map. I don't remember. Give me just a moment. Okay, I have to one moment and I'll tell you where is the dealer. I'll show you on the map. So, allora. Freightliner. So easy in California, and that's because I skirted this city. The city is Oxnard. Oscar X-Ray November Alfa Romeo Delta. This is the international alphabet. And also used on the radio language by OM or CB band radio. At the moment, this is the only dealer I've been. Oh, don't worry. If you need anything else, you can go. You can come here and ask anything you want. Thank you for the follow. You are always welcome here. Have you ever been in Napoli, South Italy, Naples? I ask you this because I am Napolitan. Bud Spencer he came from Napoli. He was a Napolitan, like me, but I am in province. Oh, nice. Romania is such a beautiful place. I am transporting fireworks in this moment.
Maybe I will have a party. For shooting them. Oh! You have so hard work to do. Should be a special transport if I remember. Should be harvesting. Should be oversized transport. Whew. Ah, it's a very, very, very hard. I know, because anytime when I drive on ETS2, I will know the harvest machine is very large. And I transported it in Iberian map with a DAF XF-105. Have been so hard. Yeah. There was the DAF was 540 horsepower. I don't remember, but was the most powerful engine on DAF. Has been that the transportation has been so hard, but I did. Starting in Barcelona, there were any street was so tight, and maneuvering in those streets was very, very, very hard. I was not driving as a pro. Then I did the same with the Iveco Turbo Star 119 with 480 horsepower, old school truck. Was incredible, great, so strong. This is a old school truck. You should try. It's from a Ralph Garage. Ralph's 84 Garage. You can find the site page on Google. It's an Italian team. The truck is amazing, real. Then the well done. Is very, very similar to the one in real life. By sound, texture, interior, is very, very, very well done. It's a very good job. Well made. Are you still driving on ATS right now, or you are in pause? You are
taking a nap. Oh yeah, it's quite it's not so cheap, but it's so good. I have the base engine. I only changed the caddy. I bought a 6-4 for having more power for heavy duty. Now I have got four wheel that move. Fuel consumption are not very high on this truck. It's so good. I got a reservoir of 180 gallons. I don't know, should be 700 or 800 liters. Ah, okay. It's a pleasure for me and the honor to have you as follower. Is where I am in this moment. Yeah. Here I am. American Truck is not very diffused as game, but is well done. It's very good made. It's a very good game. Developers are making a very good job. I was there. I'm going to Alamogordo in Mexico. It's a very long trip. 450 miles, should be at least over 2000 kilometers. So long, but this truck is very good. It's not so fun to drive on night time, but it goes well. We have to earn money because I began this profile on this game after non-compatibility crash. I deleted the oldest one, I made a new one, and now I have to work very hard.
So you are next to arrive. I have to drive for a long time, 100 kilometers, and I will reach the goal. And I will gain 85 thousand dollar. I should pay my debt. And I'll begin to buy some garage. Oh yeah, I am so poor. I have just one in this moment, but I should buy other garage. One in each state to have the possibility to for the fast moving with teletransport. At least one. But then I'll try to buy all the garage in the different cities. Which station? You are very lucky. You should earn quite good money. But this is so good. This is so good for you. I have to work very hard to do this, to reach your goal. This is very, very hard, but should never give up. Peterbilt, yeah, I know. Was one of the first truck I drove on ETS when I bought the game. But I don't know if configuration was not the right, but I found not very performant, not a very performant truck. So I tried the Mach 2, Mike Alpha Charlie Kilo,
and he was so powerful. But the frontliner for me in this moment is one of the best truck here. You have got an army. you have such a great stuff there. Your goal is a very hard goal, but it's very, very good. Very good. I should buy a trailer, but maybe going on in the game. Your tactic is very, very good. Truck and trailer with one tracker. I have to do this as well. I know. This is very hard to reach some goal on the ETS. This is a very, very good work you've done.
thank you. I hope to meet you again. You can also say hello when I'm live, if you will pass on the channel. I hope to see you again. You should take a nap. So have a great week, my friend. E andiamo avanti. You are right. I had to do a lot of miles. 750. It's quite this is for me a quite long trip. But I will unlock any more experience extra point on the game. I should do this. I have just to know
and to see if at the end of the game I will reach an higher career, extra points on the game. You are on the higher level. I am just on level 5. But this level has been made maybe 1 week or 2 weeks ago. So I have to eat so much miles or kilometers before reach your level and drink a lot of Italian coffee. Mancano 700 miglia circa e arriveremo a destinazione. Qui sul gioco al momento sono ancora le 23:53, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vedere la luce del giorno. Here in the game is 5 to midnight, and to see the sunlight I have to wait a few hours. Alamagordo, Elemegordo. Should be a Mexican city in Mexico, should be. Ciao Manuel, ben ritrovato. Ah, spero che non ci sia stato nessuno scherzo, insomma, che sia stata una scelta magari per tempo, sicuramente. E magari se ci sono cose un po' più delicate, magari poi me le dici con calma in privato. Però insomma, ben ritrovato carissimo Manuel. E oggi sto portando un po' American Truck. Ah, capito. Comunque qua io sto portando un po' di fuochi d'artificio in giro qua. C'ho un doppio rimorchio. Ok, l'importante è che almeno diciamo a livello umano bisognerebbe forse cercare di non cioè almeno di salutare, insomma, per chiudere un rapporto in maniera pacifica, ecco. Mi auguro che non ci siano stati litigi particolarmente accesi, voglio dire. Però poi magari mi spiegherai in privato. E comunque, allora, speriamo che questa nuova esperienza, insomma, possa andare meglio, dai. Sono sicuro che andrà ancora meglio. Che poi tutte fare esperienza. So you should make a nap, Shark, or drink some coffee before
before starting a new job. Ah, okay. You are trying to buy a straight line. Ciao Manuel. Vai via? Grazie per essere passato, Manuel, a salutarmi. Mi fa sempre piacere rileggerti. Good. You should buy the gear with 10 speed with retarder. Should be the best for the base engine. Should work very good. This is the same configuration that I am using right now. It pulls so good. It's a so good puller. Oh, don't worry, if you need any more information, I am here. I am very honored when I can give people information, or I can help. That's my honor, helping you. I am visiting all the wait station. Each time I pass under the sensor, I'll see the red light lighting on the in the game. Disco Camo Evidence, selezioni funky del DJ Mr. Vacienz, discoteca piena, disco di Madonna, entro piano piano e mi appoggio alla colonna. Ehi ballerino, come sei carino,
sotto la luce si riflette l'orecchino, occhiali da sole e codino a raffanello, come balli bello, come balli bello. Should be the same high boat. What kind of configuration did you use? The most powerful engine or the base engine with 10 speed and retarder? I can buy much better. Okay, so you have to be advantaged to for pulling heavy duty works. Oh, you have the biggest one. I have the smallest one. You will have so fun with this truck. I assure this. Oh la la! You have got an army inside the engine. You have a powerful engine. Parcheggiamo là, è un posto giusto per chi vuoi chiamare. Stamora. E porto tre round, io guido la pecar. Utre rotra pioggia, la pecar della pioggia. Scendi quattro mattina, mi alzo alle 4 del mattino e cocco patapuri 4:10 e a volte mi sveglio anche più tardi.
e poi va con mercato e poi vado al mercato. Iam kerkem lu e faccio il carico di cocomeri. La tu yorna casol. Arizona. Arizona. Welcome to Arizona. Benvenuti in Arizona. Bienvenue en Arizona. E poi scartellata. Coppo vaporette senza fobiet. Gianni amma ischiava passa pasquet. C'è simma portata logo cansati. Mamma già fatta. Essa si c'è che friare Fernbus. Ben ritornato. Imposto pure un po' con la voce a DJ anni 70-80. Bentornato a Fernbus. Ottimo. Io dovrei terminare dunque 385 miglia. Una mezz'oretta più o meno, non di più. Hello, hello! Have a nice trip, my friend! Live on stream, Dam Logistica One Twitch, over, over! Roger, roger! Copy, copy! Thank you, have a nice trip! Bye bye, 73! Ci sei ancora, Fernbus? O mi hai abbandonato? Buona live se stai per iniziare. Ah, perfetto. Credevo che fossi già andato in live. Hai capito? Qua sto portando i fuochi d'artificio per la tua festa. Per le 19, per le, come si dice, per i 19 ospiti che hai avuto durante la live. Si festeggia alla grande, si festeggia. Ok, 13 minuti. Ottimo. Qua secondo me con tutti i fuochi d'artificio che ho qua dentro, che sono 22 tonnellate qua. Penso 24.000 libbre, saranno un bel po', insomma, potremo fare i festeggiamenti alla grandissima. Molto più lungo di un capodanno. Shark, in this moment I am in Tucson, Tucson. Ok. Have a nice evening, have a good street, have a good trip, and I hope to read you again during my live. My honor to have you as follower. Thank you, thank you, thank you. And if you need
Any help? You can count on me. Fermus, puoi scrivere il comando punto esclamativo social, tutto attaccato, ti ringrazio. Non so se ci sei ancora. Vorrei vedere un attimo se funziona questo comando, se il bot risponde. Welcome to the Hotel California. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino alle braccia. Na 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 na. I wanna stay with you on the mountain. I want to stay with you at the sea. I want life is forever. Enter the sky falls on me. Tutta Baia Domizia, avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia, ed una tipa splendida. Patrizia, oh 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 oh, oh oh oh, Patrizia, oh 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 oh. Oh 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 oh, Patrizia, per conquistarti facevo un buffo gil, per essere notato facevi tuffa cufanil, e intanto Tony Tamaro da sotto all'ombrellone, vedendo a quella radio ci cantava questa canzone. Patrizia, oh 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 oh, oh 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 oh, Patrizia, oh.
va facita bene per tutta la città. Se non piove, pioverà fino a domani. E va facita per spingendo il motorino, si bagna il tuo pulcino, poverino. Allora, Trommiglio dice distributore di benzina, ma qui non vedo niente. San Simon, eccolo lì, San Simon. Yeah. Io sono Subito napoletano. Ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Subì. Saluti dalla Campania, provincia di Napoli. Buonasera e grazie per il follow. Benvenuto nel canale. E grazie. Spero sì, che tu sia italiano. Thank you. Are you Italian? Thank you. Grazie mille per il follow. Oh, sembrerebbe aver preso una scorciatoia. Ottimo ed abbondante. Mancano 200 miglia alla metà. 200 miglia e non per tutti. E Amus, andiamo. Yamma bella, andiamo. Tu.
Speriamo di non dovermi fare pure quest'altra stazione, ma sicuramente mi dirà di uscire. Vediamo. Rullo di tamburo. Ah, non mi ha detto niente. Ah, forse è più avanti, ok. Wait station. Ah, ok, perfetto. Ecco, ah, ecco il sensore. No. Incredibile. Le sto visitando tutte. Le stazioni di questa il mio camion le sta conoscendo un po' tutte. Ah, è qualcosa di incredibile oggi. Vediamo un po'. Vediamo un po' se passa l'ispezione. Ottimo. 63.000 libbre. Non sono proprio poche. Non so quanti su. Ma non sono pochi. It's a beautiful day. Temevo di andare fuori strada. Dai, che ci siamo. Puliamo un po' i vetri qua. E dico di coti, e dico di cota, e dico di coti, 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 cota. Tico 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 taco. La 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 la. La 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 la. Tico 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 ta. A tico. La 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 la.
Dico. Eri la reginetta di tutta la baia Domizia. Avevi un nome semplice, il tuo nome era Patrizia. 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 Oh yeah. Na 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 na. Bam ba da bam. Ba ba da ba ba da ba. Wa wa ba 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 ba. Do 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 do. Ogni scarafone è bella, mamma soi. Patrizia. Patrizia. Oh yeah. Stavo per sbagliare strada e sarebbero stati cavoletti amari. O volatili per diabetici. Oh yeah. Oh, per diabetici. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Mama.
Oh yeah. Thank you. Grazie. Finito. Dico a te. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. Come canta bello sto fratello. E adesso un po' di ASMR. International Radio International Sound ai microfoni Don Tamaro. Alamagordo, stazione di Alamagordo. Allontanarsi dalla linea gialla, treno in transito. Alla prossima. Thank you.
stava fregando. Bene, anche questo viaggio è terminato. Io vi ringrazio e ci vediamo sabato prossimo. Per gli amici che guardano questo video da YouTube, vi invito a lasciare un bel like se vi è piaciuto, a lasciare un commento o, se vi va, a condividere il video e iscrivervi ai miei canali social, che sono Dub Logistica Facebook, Dub Logistica Gaming, Dub Logistica poi anche su Instagram e YouTube. Bene, vi aspetto l'appuntamento è per sabato prossimo dalle 17 in poi. Vi ringrazio di avermi seguito e state voi buoni, ciao!